Oh, 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 attenzione! Madre! No! 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 Ah! Madre! Ok, 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 torna giù, per carità divina. Ciao bei bambini! Ciao! Non so ancora come sarà il titolo, ma sono sicuro che sarà coerente col contenuto, quindi sì, se siete qui è perché avete visto il titolo, eravate magari curiosi, o è solo perché vi volete bene e volete stare un po' in compagnia dell'uomo più fico, più gnocco dell'universo e con la voce più caliente e stuzzicante che ci sia in questa penisola. Stiamo parlando proprio di me? Sì, è Electric. E cosa facciamo oggi? Oggi può darsi pure che sarà un video più lungo del solito, proprio perché sto per affrontare il mio primo vero dungeon di Zelda. Almeno mi sono fermato prima di entrare e ho cioè i vari video li ho visti. Adesso teletrasportiamoci proprio lì, su quell'elefante lì, per iniziare questo dungeon. Stavo dicendo, sì, che ho saltato tutti i filmati, insomma, per evitare spoiler, però per fare questo dungeon tutti insieme è un gioco lungo e sicuramente è difficile fare un let's play tutto filato, no? Quindi per ora ho deciso di intanto fare i dungeon insieme, infatti eccoci qui. Innanzitutto questo costume che ho serve per nuotare, non so se dovremo nuotare qui all'interno di questo dungeon, quindi io direi di iniziare cambiandoci. E ci cambieremo come se non con la tuta del campione, che è proprio quella del gioco. Oh, sai che ci sta bene con il cappuccio questo qui. Mi sa che il cappuccio questo qua lo colorerò, cioè gli cambierò colore come ho fatto. Vedete, io ho molte armature identiche, l'ho ricomprate più volte e potenziate più volte, semplicemente perché mi piace averle di colori diversi. Ecco qua, mi piacciono averle di colori diversi. Sì, ma adesso entriamo. Non so che cosa ci aspetta qui dentro, quindi io adesso che armi ho? Ho una spada normale, uno scudo normalissimo. Oh, che devo fare? Te devo ammazzare? Perché ti ammazzo, eh? Era un occhietto ci ha fatto l'occhiolino e noi ovviamente diciamo ehi, senti, non può funzionare tra noi, quindi niente, facciamola finita. Vedo là, vedete, queste sono tipo creature, non creature, sono macchine del passato. Voglio una freccia elettrica in un occhio. Mi sa che bastava anche una freccia normale. Mi sono scordato di aver equipaggiato le frecce elettriche. Eccola lì l'esplosione. Prendiamo un po' di materiali ancestrali. Oh, come mi piacciono i materiali ancestrali. E questa cosa qui si può muovere, vero? Oh, l'avevo intuito, insomma. Muovo. Ok, e io sto muovendo, vedete, un po'. Ok, dice che va bene così. Ah, ecco, sta venendo fuori qualcosa. È venuto fuori qualcosa? Che cos'è? Che cos'è questa? Ah, ok, per utilizzare la tavoletta Seika, quella con cui ci si fanno le Seike. E quella è la battuta che mi sono giocato al primo video che ho fatto di Zelda, proprio in assoluto, va bene. Tavoletta Seika riconosciuta. Restano ancora 4 terminali, pensa. Mi piace molto il doppiaggio di questo gioco, è poco doppiato, nel senso che c'è ancora una sovrabbondanza di cose da leggere in generale. Oh, che cosa sta succedendo? Fuori c'è la notte della luna rossa. No, o è qui dentro che è così? Ah no, solo qui dentro è così. Perché quando c'è la notte della luna rossa, ovvero vuol dire che risorgono tutti i nemici che hai ammazzato fino a quel momento, ci sta ogni tanto, è più o meno come adesso qui dentro, con tutti questi ciaffetti che svolazzano rossi. E qui che cosa posso fare? Non vedo niente, vedo dell'acqua però, quindi l'unica cosa che mi viene da pensare è quello di usare l'affare per far uscire i pilastri di ghiaccio, ma qui c'è un altro terminale già pronto da utilizzare, quindi utilizziamolo. Io i terminali li utilizzo ogni volta che mi rimettete davanti. Tavoletta Seika riconosciuta, è impossibile attivare unità di controllo principale con terminali non attivi. Ah, questa è l'unità di controllo principale, quindi ci dovrò tornare poi. Molto più avanti, immagino. Voglio un terminale di controllo. Scusa, ma quello sta sott'acqua? Quello a fare lì? Ah, sì, stava lì. C'era proprio un occhio lì sott'acqua, non so se l'avete visto. Ma lì c'è un forziero. Hai visto? Guarda un po' che ho tirato fuori qua. Mettiamocelo qui vicino. Pap! E apriamolo. Cosa c'è qui dentro? Cosa c'è? Una molla ancestrale? Sai che è? Che tristezza, cacchio. Fa schifo sto tesoro. Oh ma! Fa schifo sto tesoro. In realtà
Mi inizio a chiedere se questo sia un vero e proprio dungeon o nient'altro che un semplice sacrario, sacrario. Se così fosse abbiamo fatto un video per niente, forse semplicemente per divertirci. Cioè io ho dedotto, oh mio Dio, ma questo sarà un dungeon? Ecco, mi sono pure fatto male toccando quegli affari, mi sono tolto mezzo cuore. Io immagino sia un dungeon, ci sta un nemico con 100 HP là. Questa è la cosa. Questo è il motivo per cui utilizzo la tuta da campione, che puoi vedere a distanza i nemici. Allora, qui non vedo niente. Senti, prima che spari le tue cose. Ecco, bravo. Guarda bene qui. Di cheese. Cheese. Aia! Ma che sei scemo? Oh, l'ho ammazzato molto easy a distanza. Oh, bene, ha lasciato un pugnale da guardiano. La cosa non mi dispiace perché passerò a questo. Perché mi piace molto. Wom, wom. A questo punto passiamo anche lo scudo da guardiano, così ce l'abbiamo abbinato. Hai capito? Wom. Ha 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 ha. Wom, wom, wom. Sembra sta su Star Wars. Allora, qui che cosa possiamo fare? Questo affare gira in continuazione, quindi immagino si salga di là. Là vedo anche una palla, che in qualche modo bisognerà muovere. Ah, intanto andiamo su. Poi cercheremo di capire cosa possiamo fare. Andiamo, pac. Mi dovrò buttare di là? Sì, immagino. Di là c'è niente? Cioè, ah, vedo che qualcosa c'è. C'è un forziere. Un forziere. Ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. Certo che ci arrivo. Che cosa c'è dentro questo forziere se non una magnifica rupia d'argento? L'inutilità. Guardate, ho 2600 rupie. Qui le rupie è più importante prendere materiali, farmare materiali costosi piuttosto che cercare rupie in generale. Ah, ma qui non ci sono andato, vero? Mi sembra che non ci sia niente. Si va da un'altra parte. Immagino che ogni stanza. Oh, ma lì c'è una bestia di Satana. Ogni stanza ci sia uno di quei terminali con cui interagire. Interagendo proprio con questi, ha detto che ne rimangono 4, potrò andare avanti. Adesso lì c'era un po' di goop, un po' di zozzume, come questo qua rosso che abbiamo scoperto non molto tempo fa, che fa male toccare. Ehi, ehi, non ce la faccio salire. Posso arrampicarmi? No. E come faccio allora? Cribio! Cribio, ma come faccio a salire? Ma Cribio! C'è un qualcosa che posso fare qui? Tipo così? Wow! E adesso che cosa combino con questa strategia? Incredibile. C'è qualcosa che posso muovere qui? Fare? Posso, non so, caricare questo affare di energia cinetica, ma anche se lo facessi, che cosa combino? Aspetta, forse ho capito. Posso roteare questo affare? Così? Cioè, se lo carico di energia cinetica, non verso di qua. Di qua allora. Vediamo cosa succede. Wow! Ha fatto qualcosa! Ha colpito lassù in alto, ma ci deve rimanere, quindi io devo trovare un modo per girare questa ruota. Lì c'è un forziere. No, devo trovare un modo per girare questa ruota, ruota da quel che vedo. Ma devo capire dove sta il meccanismo di questa ruota. Non è qui, o forse sì. Perché c'è questa ruota che si muove, ma con quale scopo, scusami? Oh, eccolo il terminale! Stava qui! È stato qui tutto questo tempo! Ce la faccio a usarlo qua? No. Devo riuscire a fermare questo attrezzo. Lì c'è un terminale, ma che è sott'acqua, quindi opzione 1, devo trovare un modo per far scendere il livello dell'acqua. Opzione 2, mi invento qualcosa con i pilastri di ghiaccio? Non so, così? Pam. No, li rompe, quindi come non detto non posso bloccare la ruota. Io direi di andare avanti, direi, perché sembra che il mio cervellino piccolo piccolo non ci stia riuscendo a capire la soluzione di questo dilemma, di questo meccanismo. Andrò quindi avanti alla ricerca di nuove informazioni, nuove cose da scoprire. E intanto equipaggio la bomba perché questa pianta qua mi ricorda qualcosa di molto Zelda, vecchio Zelda. Oh, ragazzo, che fai? Mi hai fatto sprecare una freccia, perché mi sono spaventato, perché potevo colpirti anche con la spada, penso. Con la lama. Ah, vedete, qui è chiuso. Cioè, qui. No, devo scoprire come si fa da sotto, mi sa. Ah, qui c'è qualcosa che non ho visto, che non ho fatto.
Oh mio Dio, mi sento un pollo quando passa così tanto tempo e non ci sono ancora arrivato. Allora, proviamo tutti gli strumenti e vediamo se c'è qualcosa di mobile qui. Ah, innanzitutto lì c'è il forziere di prima, ok. C'è qualcosa che posso muovere qui. Ho capito, aspetta, ma là non c'era una manovella. Oh mio Dio, se voi magari l'avete vista. E io l'ho vista, ma nel mio subconscio è rimasta, no? Ah, non c'è qui una manovella. Mi sembrava di sì, mi sembrava ci fosse da questo lato. Non so che fare. Ah, madre. Che devo fare? Cribbio. Ah, qui non c'è niente che io possa fare. Sopra, sotto, ma... L'unica cosa che mi viene in mente, sì, è salire qui. Ma una volta che sono salito qui, che cosa combino? Qual è il punto del salire qui? Non c'è nulla. Non c'è nulla. Allora, andiamo qua. Questa palla può tornare in alto in qualche modo. Ok? Però non serve a niente. Proviamo a dargli una botta proprio clamorosa. A picchiarla tanto proprio. Proprio voglio rompere qualunque cosa sia questo. Bam. Niente, neanche se i meni così forte succede niente. Mi sta pure per rompere la spada che ho appena preso, pensa. Per fare ste porcate. Per perdere tempo così. Ah, riandiamo su. Riandiamo su. Forse lo capirò. Mi chiedo se sono io che sono scemo. Cioè, potrei essere io lo scemo? O è forse proprio questo dungeon che in genere... Cioè, che è il più difficoltoso dei soliti Zelda, insomma. Perché di solito sono un po' più banali. O almeno sono sempre stati un po' più così. La difficoltà di questo gioco in generale è aumentata. Non di poco. Ah, qui ce n'è un altro. Di terminale. E non c'è niente che io possa fare qui. E intravedo una trappola sopra. Perché ci sono degli spuntoni. Non ci arriverò mai... Non ci arriverò mai, madre. Batteria quasi scarica del mio joystick. Ma com'è possibile? Beh, siamo su Nintendo Switch. Cambiamole, visto che ho 4 joystick. Infatti dice che ho staccato i controller. Adesso schiacciamo tutto, non ti preoccupare. Ci siamo. Oh, guardate che roba intelligente che ho fatto. Ho mischiato i colori così, guarda che carini. Guarda che carini che sono così. Double color. Hai capito? Adesso torniamo a noi a questo dilemma. Mio Dio, come posso... Oh mio Dio, posso fermare questo in qualche modo? No. Cristo. Non riesco a capire come fare con te. Non so come fare, giuro. Un attimo. Là sotto so cosa fare. Qui lo so che fare. Qui alziamo questa porta grazie al ghiaccio. Pam! Bene, oh, un altro terminale. Forse adesso riuscirò... Forse si sbloccherà qualcosa per i terminali al piano di sopra. Speriamo di sì, perché... Non ci sto a capire niente. Inserimento mappa in corso. Oh, stiamo prendendo la mappa? La mappa del dungeon. Quindi sì, questo è un dungeon. Dungeon confirmed. Hai capito? Plip! Quella è una goccetta di pipì che casca proprio... È la pipì del dungeon, perché anche il dungeon fa la pipì. Piscia letteralmente. Sistema di controllo del colosso sacro attivato. Che fication! Che fication! Ti sei procurato la mappa del colosso sacro? Sì, esatto! Tu c'hai una bellissima voce. I simboli luminosi sono i terminali che controllano il colosso sacro Varuta. Il colosso sacro Varuta. Varuta, ma po'. Per conquistare Ruta, devi attivare tutti i terminali. Tutti i terminali, chiaro. Chiaro, ho capito tutto, giuro. Coraggio. Grazie. Allora, questo è Varuta. Muovi la proboscide. Che vuol dire? Se io muovo la proboscide succede qualcosa? Oh, ho fatto qualcosa! Che ho fatto? Madre! Comandi i colossi sacri, puoi muovere? Ma! Ho fatto qualcosa! Io non c'entro! Cioè, c'entro, l'ho fatto io, ma... Non so cosa ho fatto. Ho mosso la proboscide dell'elefante. Ma non so neanche se io sto... Cioè, non so se quello è il sedere o è questo. Oh, che è successo? Ah, oh, c'ho la mappa in basso! In basso a destra! Guardate che figata, si sta muovendo! Sì, si sta muovendo!
La proboscide ha funzionato! Oh, 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 oh. Madre, ce l'ho fatta! Tu non credevi in me, dicevi c'è un figlio scemo! E invece guardami, guardami ora! Oh, si muove tutto, è incredibile, però... Forse non si muove proprio dal verso che speravo io. Però quando quella palla scende, cosa si apre? Quello lì. Minchia. Minchia. Minchia, figa, zio. Allora, aspetta. Con la proboscide alta che succede? Cioè, che non capisco come faccia la proboscide a influenzare il tutto. Con l'acqua! È il getto dell'acqua! Quell'acqua lì esce dalla proboscide! Se la muovo qua? Ah, ecco! La devo spostare un pochino più in là. Ok. Se la muovo qui dovrebbe arrivare precisa. Ping. No, se la muovo di là si muove di qua. Quindi la muoviamo così. Perché io voglio che si muova dall'altro lato. Bene, adesso. Prima di tutto. Prima di tutto. Andiamo a prendere quello di là. Ah, questo qui non so come si fermerà mai questa ruota. Non so proprio come fare a fermarla in generale. Forse dopo lo capiremo. Lo capiremo. Forse spostando la proboscide al massimo l'acqua colpisce anche quella e ferma il movimento. No! Non ce l'ho fatta. Stavo pensando a fare una cosa, ma vabbè. Aspetta. Ma io so come fare con questo. Cribbio. So come prenderti, forzieri. Aspetta lì. Tornerò, lo giuro. Ok, adesso quello è aperto, ok? Ok, la porta di quello lì sotto è aperto. Io devo fermare quello nel momento in... prima che torni giù. Lo fermerò con il mio strumento che ferma il tempo. Eccolo. L'ho fermato al momento giusto. Sì. That's what I'm talking about. Yay, questo è Electric Peo, ragazzi. Che mica stiamo parlando con i polli. Restano ancora tre terminali. Puoi farcela. Ne sono certa. E c'hai delle pause lunghissime tra una parola e l'altra, bisogna dire. Ok, adesso... No, non ce l'ho fatta. Devo aspettare un altro giro intero per aprirti, forziere. Mi dispiace. Ti voglio bene. Aspettami. Arriverò. E ti aprirò. Come ti aprirò. Giuro. Scusa, ma non faccio prima a fargli fare l'altro giro? Pam. Facciamo fare il giro dall'altro lato. Pam. Ok, adesso vi faccio vedere come funziona con il forziere. Guardate, perché io bloccherò quello sotto... De ciaffo, prima che venga giù. Ok, ok, ok. Ora. Preciso. Dai che devo aprire. Non resisterà a lungo. Woohoo! Nucleo ancestrale, che schifo. Questi li posso farmare quando mi pare. Te pian colpo, guarda. Adesso cerchiamo di riuscire ad arrivare a risolvere quest'altro. A quest'altro c'è quell'acqua che esce da lì. E questo l'abbiamo capito. Quella la posso fermare in qualche modo. Oh, ecco come si faceva. Però adesso devo aspettare che rigiri tutta un'altra volta. Sono un genio. Oh mio Dio, ma che qualcuno mi dia una medaglia. Non so, mi faccia una statua. Qualcuno faccia una statua a questo uomo. Allora, lo fermo, non ora. Quando lo fermo? Ora. Preciso! Hai visto, madre? Non me lo fa usare. Perché? Perché non è ancora abbastanza d'angolo retto? Fammi capire. Ma tu guarda, cribbio. Ti rompo, allora. E niente, devo farlo proprio quando è preciso a 90 gradi, proprio... Cioè... totalmente parallelo al terreno e con la torre ortogonale, quindi sì, a 90 gradi dal terreno. Ortogonale significa appunto in senso
A 90 gradi col terreno, quindi ora. Wow, ce l'ho fatta forse. Sì! This is electric peo, bitches. Tavoletta secca, restano solo due terminali, manca poco ormai. Ci sei quasi, ci sono quasi, ci sono quasi. Bollette, ci sono quasi. Ok, non mi frega niente, andiamo. Allora, adesso dobbiamo trovare un modo per arrivare ai piani alti, a quanto pare. Ed è... forse lo so come. Qui sarà... qui non sarà facile, quello sale di qua. Ah, ho bisogno che l'elefante spruzzi da questo lato, grazie. Perché noi andiamo su adesso, ragazzo. Andiamo di sopra. No! Non su questo! Mi uccide i miei cuori! Ho quasi perso tutti i miei cuori gialli, me ne è rimasto proprio un quarto di cuore giallo. Ok, qui non sarà fa... ah! Bitches! Stavo per cadere, eh? Ok, allora, aspetta. Mi sta spruzzando addosso l'elefante! Uiii! Ciao ragazza, come va? Vuoi combattere? Mi sta per rompere pure la spada, pensa. Pam, pam, pam! Oh, giusto in tempo per prendere la tua arma... visto che la mia si è rotta, prendere le tue molle. Ah, qui c'è un pulsante. Pam, lo schiaccio. Che succede se lo schiaccio? Viene fuori una cascata, così posso risalire subito. Wiu! Perché voi non lo sapete forse, ma guardate, innanzitutto guardate il tuffo. Boom! Ma se indossi l'armatura dei Zora... dei Zora si chiama, vero? Sì, gambali Zora. Ecco, l'armatura, il busto in particolare dei Zora, guarda un po' che cosa posso fare. Posso risalire le cascate, minchia! Che sono come... posso anche prendere i forzieri. Io volevo soltanto dimostrarvi come si faceva, ma... a quanto pare serviva anche a prendere qualcosa. L'alabarda da cavaliere. Alabardami. Allora, l'alabarda ha 13 d'attacco. So sexy. Adesso andiamo qua giù. Andiamo avanti. Questa volta andiamo vestito da Zora, perché inizio a sospettare che possa... essere utile avere addosso questa armatura, visto che mi dà dei bonus quando c'entra. C'è di mezzo, insomma, l'acqua, l'avete visto, sia per quanto riguarda le cascate, ma non solo in realtà. Qui dove vado? Posso salire qui? Cribio, non ce la faccio! Ok, meglio non insistere. Forse non dovevo venire proprio qui? Forse se atterro su quei missili succede qualcosa? Perché è l'unico posto dove mi viene in mente di andare, ora che ci penso. O forse ho sbagliato completamente strada. Guardando dalla mappa, c'è l'occhio, l'unico posto in cui non sono stato. Io ci provo, ragazzi, al massimo muoio. Sai, me frega, oh. E mi sa che ho sbagliato. Quindi non si fa niente, vero? No. Non si fa niente qua. Vabbè, noi siamo comunque venuti per spirito esplorativo, diciamo, perché bisogna sempre esplorare e comunque sia, guarda un po'. Guarda un po' dove sono. Non so se fosse previsto il fatto che io sia qui, sì. Ah sì, siamo proprio all'inizio, quindi adesso possiamo tranquillamente risalire e vedere che cosa possiamo fare grazie a questa cascata, perché mi sa che devo vollicchiare da qualche parte lanciandomi con questa cascata. Vediamo un po'. Oh, pam! Eh no, questo è il posto più in alto dove posso arrivare, è qua. Non so se... se sposto la proboscide, aspetta! Lì ci sono tipo delle fiamme. Se io sposto la proboscide un po' più in qua, che succede? Spostati, spostati, sto sperimentando. Dovrebbe entrare da quel buco, quello lì. Forse non l'ho spostata abbastanza, forse qui dovrebbe andare bene. Bisogna... cioè, da quel buco deve passare l'acqua, in qualche modo, immagino. Fammi vedere com'è messo la proboscide. Forse qua, così? Sarà sufficiente? Mi sa che non esce nessuna acqua da quel buco. O se mai uscirà l'acqua da quel buco, bisogna aprirlo in qualche modo, suppongo. Supporrei. L'acqua adesso è arrivata da quest'altro lato. Sicuramente qualcosa serve. Devo utilizzarla per qualche motivo. Oh! Oh!
Oh! Ma che diavolo, ma era proprio la proboscide quella che stavo muovendo. Ma quanto sono un pollo! Cioè, quel muro che non mi faceva passare era proprio la proboscide. Ma sono proprio un pirla. Diciamolo in modo un po' più carino. Oh, smuoviamolo un altro po'. Non so se ti metto giù al massimo cosa succede, ma ti ci metto perché... Oh, eccolo là, il bastardo! Stava proprio attaccato alla proboscide. Tu guarda quello zozzo. Ehi, zozzo! Pam! Muori! Muori! Via! Tutti via! Quindi abbiamo tolto dalla proboscide di questo colosso anche questa cosa, non so come chiamarla, questo occhio malefico, che fa parte di Ganon, la bestia cattiva, e più di così non ti posso abbassare, ma lassù c'è qualcosa. Mi viene da pensare che lassù ci sia qualcosa, ma... cioè, come posso... cosa mi manca? Allora... sono venuto fino a qui, ma non c'era nessun terminale qui. Quindi? Cosa posso fare adesso? Oh, mi stavo per buttare sotto, attenzione. Ah, posso ancora salire? Ma più di così mi sa che non posso salire. No. Forse, aspetta. Oh, forse ho capito, aspetta. Se io mi metto qua su in cima e muovo la proboscide, cadrò? Chi lo sa? Proviamo. La muovo fino al massimo e vediamo dove mi porta, perché mi dovrebbe far salire e salendo dovrei riuscire ad arrivare da qualche parte, spero. Perché io devo andare anche dentro gli occhi, sembra dentro gli occhi c'è qualcosa, c'è una palla, una sfera, ma devo capire come arrivarci. Anzitutto fammi vedere come sono. Oh, no, sto cadendo. Non volevo cadere così. Ok, ho sbagliato tutto? Sì, ho sbagliato tutto. Pam. Magari qui dietro c'è qualcosa e non ho controllato abbastanza. No, qui non c'è un ceppo di niente. Non so che cosa fare con te, elefante. Rimuoviti, va. Muoviti, zio. Qui dobbiamo scoprire i misteri e la tua proposcide. Ripeto, poi nei commenti voglio vedere se voi ci siete arrivati prima di me. Scrivetemelo nei commenti, ditemi: oh, Peo, ma sei un pirla, sei un bamboccio, ma che combini? Perché? Perché? La domanda non è perché, la domanda è perché? Perché? Ah, qui dietro c'è un modo per... no, aspetta, eh. Ah, proviamo a muoverla un pochino, solo un pochino per volta, che voglio capire cosa posso fare, se la drizzo un po', perché qui dietro sembra esserci qualcosa, eh. Oh, attenzione, volevo fare un salto. Ok, va bene qua, va bene qua, va benissimo, va più che bene. Adesso lo muoviamo un altro pochino. Vediamo cosa succede. Perché sto passando dall'altro lato della proboscide per vedere, insomma, se devo andare sulla cima di questa proboscide, se questo la cosa che devo fare, devo muoverla ancora di più, mi sa. Devo muoverla ancora di più, la muoviamo al massimo. Speriamo che sia questo. Sì, vedo qualcosa qui sopra. Vedo altre bestie. Ah, lì sopra c'è qualcosa, sì. C'è un terminale, lo vedo. Però non so come raggiungerlo. Neanche se... se prendo... non so, neanche se... trovo una catapulta che mi lanci, riuscirei ad arrivare lì. Oh, no! Ci hai provato, Link. Ci hai provato. E se prendo un po' più di rincorsa con questo? No. Oh, dai Link, dai, no, non ce la fai. Va bene, nel frattempo io direi andiamo qui, perché qui abbiamo sgamato dell'altro. C'è un forziere. A quanto pare posso aprirlo senza ferirmi. Freccia di ghiaccio per 10. Oddio, può servire a qualcosa? Mi serve il ghiaccio? Non lo so. Ma visto che da qui non mi sembra di poter fare nient'altro di utile, io direi di provare. Che è successo? Niente? Se lo lancio lì? Niente. Non servono a niente queste frecce di ghiaccio, zio. Però, se uso questo? Questo lo posso usare? Sulla proboscida? Sulla proboscida lo posso usare? Mi sembra proprio di no. Oddio, non mi dire che devo rifare tutto quel macello per ritornare fino a lì.
Io sono venuto qua per delle frecce, stupide frecce di ghiaccio. Che cosa c'è lì? C'è qualcosa? Mio Dio! Sto impazzendo, quanti minuti è che dura questo video? 34 minuti che sto registrando, ancora non so che devo fare. Cribio! Come posso fare? Vedete che lassù c'è qualcosa. Devo trovare il modo per arrivare lassù. Ah, ho toccato quello schifo. Non so davvero cosa fare, dove andare. C'ho paura di buttarmi e non trovare nulla. E aver sprecato tempo. Ah, lì c'è una freccia. Cioè, c'è una bestia. Cercherò di ammazzarlo dalla distanza. Un po' più giù. Preso. Adesso? Non dirmi che c'è un terminale lì, No, l'ho solo ammazzato quell'affare, ma non c'è nessun terminale. Non so che fare. Non so che fare, cribio! Aspetta, forse qui ce la posso fare. Lo so. Oh my goodness. Da qui posso entrare in quest'area, sì. Posso farlo. Cosa c'è? Oh, 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 calma. Vai via. Dov'è l'occhio? Eccolo lassù, guarda Link. Bravo, proprio lì, ti stava guardando, ti stava facendo. Oh, una testa! Vai via. Vai via. Via. Adesso posso muovere questa leva. Muoviti per favore. Verso giusto, ok. Brava. Di là, ok. Io non so neanche se sto girando al lato giusto, ma sembra che il meccanismo si attivi girando sia in senso orario che antiorario, spero. Non lo so, qui ho mosso qualcosa, ma non so di cosa si tratti. Non so davvero di che si tratti. Ah, ho aperto il tetto. Minchia, zio. Minchia. Era chiuso prima. Oh, oh, mi sono bruciato. Aia. Perché stavo guardando in alto. Stavo guardando sto ceppo. Stavo guardando. Cribio. Cristio. Eccolo. Eccola l'acqua. Il terminale. Sì. Grazie, madre. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta ad attivare il terminale, madre. Me ne manca uno, penso. Tavoletta secca riconosciuta. Resta solo un terminale. Un ultimo sforzo. Oh, sì, si può fare in un unico video. Non me ne frega se durerà un'ora. Però scopriremo come arrivare in cima a quella maledetta proboscide. Giurin giurello, me cascasse il pisello. Caduto. No, il mio pene. Sto scherzando. Sto esagerando. Ah, tu vai in fondo. Grazie. Voglio vedere se le fiamme si riattivano. Non si riattivano più, vero, quelle fiamme? Perché volevo vedere se mi poteva spingere in alto il vento caldo. Il vento caliente. Vabbè, niente, bisogna riprovare in quell'altro modo, nello stesso modo. Quindi, come abbiamo fatto? Arriverò fino in fondo a questa proposta. Ma se ci volo? Oh mio Dio, è rischioso, eh. È rischioso, eh. Ma così ce la potrei fare. Mi sa che ce la posso fare, sì. Oh, cribio, ce la posso fare. Cavolo, non era così difficile, perché vedi, pam, mi piazzo qui. Non cadere, per carità divina. E adesso devo muoverlo fino non proprio in cima, ma quasi. Quindi bisogna stare attento. Devo capire dove sarà la gravità, perché se no finisce che faccio una brutta fine. Ok. Oh, oh, attenzione. Madre, no. No, no. Ah, madre, tocca sca. Ok, 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 torna giù, per carità divina. Sto a fa macello qui. Che cribio. Che cribio. Allora, ok, sono qui, di nuovo. Ah, ritorna su. Tutto su, non c'ho più voglia di aspettare che quello torna su, giù, destra. No, no, aspetta, torna giù, stai venendo su troppo in fretta. Troppo in fretta, vai giù. Vai giù. Vai giù. Bravo, torna su. Vai, torna su, puoi tornare su. Vai, tranquillo, bravo. Ok, è così che si fa. No, dove, ma perché salti, Link? Cribio. Sto fa un macello. Non vi arrabbiate, eh. Electric Power tutto sotto controllo, chiaro? Chiaro, guarda qua. Guarda qua. Come si vola, è così che si vola, hai capito? Adesso si rimanda su questa faccenda qua, perché
Guarda, Cribio, Cristo, Cribio. Ok, ok, piano piano, con calma. Ma perché? Ma che cos'è che mi manda via? C'è qualcosa che mi manda via, giuro. Giuro che c'è qualcosa che mi manda via. Non sono io. È colpa sua. Io non c'entro. Dai, torna giù. Giù, 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 giù. Non so se l'acqua sarà l'acqua. Cristo. Cristo. Torna su, va. Sai che? Sai che? Fermati così. Bravo. Fermo. Fermo così. Perché io adesso, piano piano, scendo qui. Ole. Ole. Stiamo proprio... Scusate la parolaccia, però stiamo a cazzo dritto. Cazzo teso proprio, ok? Qui siamo a posto. Perché mi pare che abbiamo perso un po' troppo tempo in quest'area, in questa proposta già. E ci ho chiappato con l'angolazione subito. Eccolo qua. The Last Terminal. This is The Last Terminal. Tavoletta secca riconosciuta. È attivato tutti. Sì, l'avvio io. Come se non bastasse, adesso devo pure arrivare in fondo. Osserva la mappa. Grosso, come piace a te, eh? Sei una zozza. E anche la tua, eh? Dopo te lo faccio vedere io qualcosa di grosso e di simbolico. Cristo, tieni gli occhi ben aperti, Cristo. Hai capito? Hai capito? Li ho io ben aperti i tuoi occhietti, zozzi. Perché guarda, io sai che ci faccio con i tuoi occhietti? Mi ci pulisco l'intestino, ecco che ci faccio. Ma forse mi sto leggermente innervosendo per tutta la faccenda in generale della proposcide, ma non importa, siamo qui. Guardate i miei bellissimi Joy-Con multicolor, sono carini. Pam pam. Poi no, in realtà non mi piacciono molto così. Però l'ho messi così a posto. Eccolo qui, tavoletta 6. Cristo, che succede? Ma sarà il boss? Ma sarà il boss questo? Ma che diavolo? Sì, mi sa che è il boss. Oh, sì, non vedevo l'ora. Dimmi che è il boss. Oh, yes, che goduria, che goduria. Oh, che spada lunga che hai, proprio come piace a me. Spero che sia anche dura quanto sia lunga. Bling. Ira dell'acqua di Ganon. Maledizione di qualcosa c'era scritto. Ok, calma, vedo il punto debole nell'occhio. Stai attento. È la creatura di Ganon. 100 anni fa ebbe la meglio. No, è stato lei a ammazzare. È stato lui a ammazzare lei. Ma voi non lo sapete la storia, zitti, eh. Non vi dico niente. Puoi vincere? Sì! Ce la posso fare! Se me lo dici tu, poi... Che sai, c'è una voce così bella... Allora, ragioniamo! Innanzitutto, prima di iniziare il combattimento, io direi di fare un bel pasto tosto, quindi questo mi dà qualche cuore in più, che è fantastico. Quella lancia, che vuole dalla lancia? E aumentiamo la difesa di ben 3 livelli, molto easy. Okay. Ah, la sua lancia può arrivare molto lontano? Anche le mie frecce, guarda un po'. Oh, attenzione. Wow, ragazzo. La lanci, eh? Dov'è? Oh, è diventata una palla. Che vuoi fare, ragazzo, con quella palla? Oh, via. Fammi vedere l'occhietto. Bravo, fai cheese. Bravo, che bel bambino. Mamma mia! Ma senti, la vuoi una bomba sulla testa? Guarda un po'. Pam! Ti piace? Vuoi che ti picchio anche? Oh! Scusa! Stavo scherzando! Cristo! Allora, un attimino, a me questa lancia non mi fa impazzire. Io voglio fare il danno. E per danno, mi sa che è più un'arma che fa male. Tipo lascia da guardiano. Oh yes! Vai, lancia la tua lancia. Aia, mi hai tolto solo un cuore grazie al mio pasto super proteico. Ops, si è nascosto. Vediamo un po' se lo chiappo adesso che appare. Vieni qua. Bravo, bambino, bravo. Si sta indebolendo. Forza, sì. Arrivo. E che... questo è il danno. Questo sì che è danno. Oh, aspetta.
Sta succedendo qualcosa, eh? Non sei incazzato, eh? Si trasforma, diventa più forte? Siamo un po' in stile Dark Souls, in cui a metà combattimento diventi più cazzuto? E sembra di sì. Perché... Adesso hai poco spazio di manovra. Ho poco spazio di manovra, che sì. Però tranquilla, tranquilla ragazza. Perché... io non lo faccio attaccare. Oh! Mi ha buttato in acqua! Dove vai? Dove vai? Sta venendo qua? Non vedo niente! Via via! Oh! Mi tira il ghiaccio! Ma che stiamo scherzando? Ah, aspetta, che non c'ho l'arco equipaggiato! No, ho sbagliato tutto! Ma che, mi si è rotto l'arco? Oh, ma adesso? Che c'ha quest'arco di strano? Quell'arco c'ha qualcosa di strano? Fammi un po' vedere. Non mi sono accorto che quell'arco c'avesse qualcosa di strano. C'è un'abilità speciale. Un arco costruito da Eline... ah, è resistente. Questo è un arco più resistente. È una caratteristica, a quanto pare. Oh, wow, wow. Che fa... mi tira il ghiaccio sto zozzo. Ma che sta a scherzare, oh? Bravo, ragazzo. Ah, non volevo quest'arma. Oh, yes. Questo è il danno. Questo sì che è il danno. Ti piace quando uno ti fa male? Lo sai che io volo, nuoto molto più veloce grazie a questa armatura? Non so se lo sai, ma spero che tu lo sappia. Oh no, 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 che mi sei a lanciare raggio laser? No. Oh, aia! Non mi fa così tanto male grazie al mio pasto. A stora starei soffrendo molto di più probabilmente. Dove sei? Dove appari? Qua? Guarda bene, bravo, guarda bene qui. Bravo, finita qua. È finito. È finito, signori, ma qui stai parlando con il giocatore di Bloodborne, signori. Dark Souls, Nioh. Cioè, qui, questi, per noi, sono cagate. Infatti, il liner del video scorso, del come cucinare... oh! Il verso! Avete sentito il verso? Signori, quel cazzo di verso del primo boss di Bloodborne. Giuro! Peo, visto che stai montando questo video e sei lo stesso che sta qui, puoi mettere un attimo il verso della bestia assetata di sangue? No, no, di cosa? Come si chiamava? Il Chierico Belva, primo boss di Bloodborne, per far vedere quanto è identico questo strillo. È un portacuore! Wow, that's what I'm talking about! Quanto ci abbiamo messo? Quasi un'ora, minchia! E va bene, vedo che i video lunghi piacciono anche, a volte. Non lo so. Intanto abbiamo concluso un dungeon dall'inizio alla fine. Portacuore, eccolo qua. E dove lo portiamo questo cuore, visto che si chiama portacuore? Ok, basta. Allora, io non voglio spoilerarvi niente della storia. E proprio per questo motivo vi saluto qui. Io vi ringrazio di avermi fatto compagnia in questa impresa. Mi sono divertito un mondo. Questi sono i dungeon che voglio. Il prossimo, che ci arriverò tra un sacco di tempo, il prossimo, perché io sto davvero esplorando come un matto questo gioco. Sto guardando ogni angolo. Sto proprio, guarda, per farvi vedere, io non ho mai utilizzato ancora... ah, non posso vedere la mappa. Vabbè, non ho ancora mai utilizzato nessuna guida e ho trovato 80 di quei semi maledetti per potenziarsi, vabbè. Cioè, vago molto, quindi... come al solito, bolletti, spero davvero di avervi fatto compagnia, che il video vi sia piaciuto. Mostrate un po' d'amore al pulsante qui sotto, forma pollice in su. E ricordatevi, questo era Electric... Boom!